Antonio Vitiello che andiamo a salutare. Antonio, ciao, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Antonio. Stiamo parlando appunto di questo lavoro un po' sotto traccia, un po' affari spenti, di possibile ingresso di un socio, partner, sponsor, chiamiamolo come vogliamo, dal mondo arabo. Le cose vanno avanti? Se sì, come? Se no, come? Ma allora, da quello che mi risulta, le cose stanno andando avanti, affari spenti, sotto traccia, anche perché quel polverone mediatico sollevato dalla procura di Milano sull'inchiesta del passaggio delle quote da Elliott a Redbird, secondo qualcuno avrebbe potuto infastidire o comunque far calare un po' l'interesse di possibili investitori arabi sul Milan. In realtà invece questo interesse continua, cioè c'è la volontà da parte di diversi gruppi arabi del mondo medio orientale di entrare all'interno del Milan con quote di minoranza. Ora non so quanto, sinceramente, potrebbero essere 20%, 30%, 40%, però comunque un ingresso importante, perché il Milan aprirebbe comunque a un nuovo socio. Ovviamente il club almeno al momento rimarrà nelle mani di Jerry Cardinale di Redbird, che terrà il controllo sul club, quindi la maggioranza. Infatti poi fino a un paio di settimane fa questa notizia, questo orientamento verso il mondo arabo e l'ingresso dei soci era praticamente all'ordine del giorno. Poi le cose sono un po' andate calando, però a noi ci risulta comunque che l'inchiesta sul MIA non abbia spaventato investitori, non abbia scalfito la volontà da parte di investitori arabi di entrare nel Milan. Antonio, io invece ti chiedo se sai di una tempistica di questo ingresso. Dobbiamo aspettarcelo prima del mercato oppure ancora non si ha una certezza? Ma guarda, solitamente questi ingressi arrivano tra marzo e aprile. Anche l'anno scorso ricordo che la due diligence, anzi due anni fa, venne fatta proprio con Redbird ed Elliott a fine aprile. Insomma, è questo il periodo dei passaggi di quote, perché poi c'è il mercato da affrontare e quindi è giusto magari avere un po' più di tempo. Quindi mi aspetto tra questo mese o il prossimo eventuali novità, se dovessero esserci, perché poi qui si tratta sempre di trattative, no? Le trattative possono andare in porto, possono anche saltare, possono anche essere magari posticipate, quindi immaginiamola sempre come una trattativa che può non andare in porto, invece come può invece andare in porto ed essere poi ufficializzata nel giro di qualche settimana, quindi stiamo a vedere, insomma. Io volevo farti una domanda invece su Zlatan, Anto, cioè quanto comanda in questo momento, tanto da comandare addirittura la decisione dell'allenatore? Cioè l'ultimo che ha l'ultima parola su questo, ad esempio sull'Under 23 o ad esempio sul settore giovanile, insomma, se è una sorta di veramente uomo sopra tutto e tutti. Allora, Ibra si sta interessando davvero tutti i settori all'interno del Milan, è entrato con molta serenità, in punta di piedi, senza intervenire a gamba tesa sugli altri settori del club, però poi settimana dopo settimana è cresciuto proprio a livello dirigenziale. Ovviamente parliamo ancora dei primissimi mesi di Ibra con questa nuova veste, perché poi lui è abituato ad essere un calciatore, quindi è davvero da poco tempo al Milan che si sta occupando di altri settori, però potrebbe essere un'estate davvero interessante questa dal punto di vista delle decisioni di Zlatan Ibrahimovic, perché il suo contributo, il suo parere è comunque molto apprezzato all'interno della dirigenza, ma soprattutto dal proprietario Jerry Cardinale. Avete visto anche la famosa intervista a due in quel convegno lì a Londra, quindi sostanzialmente il parere di Ibra è davvero importantissimo. È chiaro che io non mi aspetto onestamente che Ibra
vada a fare le trattative di mercato, perché probabilmente anche per lui è ancora un po' presto, però Ibra può dare il suo parere dal punto di vista tecnico su un giocatore e magari può accompagnare gli attuali dirigenti in un'eventuale trattativa per far capire poi il valore della maglia del Milan, il peso della storia del Milan, e anche perché, ribadisco, sarebbe al quinto, al sesto mese di dirigenza, se così vogliamo definirla, da parte di Zlatan Ibrahimovic, quando ci saranno le trattative di mercato. Probabilmente ancora un po' presto da questo punto di vista, però peserà tanto il suo giudizio, questo sicuramente. L'ultima domanda che ti faccio, Anto, è sull'attaccante. Non ti chiedo un nome, ti chiedo una caratteristica, cioè se questa sarà l'estate di un attaccante da meno fattore di rischio rispetto a quello che poteva essere gli ultimi attaccanti magari che sono arrivati, tra chi magari è arrivato come Jovic l'ultimo giorno di mercato, chi magari è arrivato un po' troppo giovane, chi magari è arrivato un po' troppo logoro, chi magari non l'ha reso come l'anno scorso Righi. Insomma, se è l'estate di un attaccante, e quindi di una cifra anche relativa a un attaccante del genere, che possa essere un vero e proprio primo attaccante del Milan, il vero 9, e quindi da 35, 40, 45, 50 in su. Io penso che sia l'estate del colpo in attacco, l'estate dell'acquisto lì davanti. Il Milan, da quello che ci risulta, ha una strategia diversa rispetto all'anno scorso. Se l'anno scorso il Milan ha speso il budget estivo per diversi giocatori, addirittura 10, quest'anno il numero di acquisti sarà molto più basso, quindi ipotizziamo 2-3 acquisti, ma di un livello più alto. Quindi è possibile che tutto il budget estivo venga investito su 2-3 giocatori, 2-3 ma buoni, ecco. Quindi mi aspetto anche acquisti da 45-50 milioni, poi sarà il mercato a dirlo con i prezzi del mercato, però lì davanti mi aspetto un acquisto, se vogliamo arrotondare la cifra, da 50 milioni, diciamo così, e quindi sono i nomi che si stanno leggendo ultimamente. Io so che il vero pallino della dirigenza è Dirk Zee, lì ti puoi giocare anche un po' la carta Salemaker per abbassare il prezzo, però poi c'è sempre da capire se il Bayern vuole affondare il colpo su di lui, se invece il Bayern esce fuori dalla corsa per Zirkzee perché non ritiene un giocatore da riportare a casa, allora a quel punto si potrebbe scatenare anche un'asta, perché il Bologna ovviamente vuole monetizzare. E poi c'è anche Šeško, altro possibile obiettivo del Milan. Sono due giocatori giovani, c'è anche chi dice ma con questi siamo sicuri che il Milan arrivi a fare 15-20 gol a stagione, c'è sempre il dubbio, però acquistando uno di questi due giocatori puoi aprire un ciclo importante e sicuramente vai a rinforzare il reparto offensivo. Antonio, grazie come al solito e buonasera. Grazie a voi. Ciao. 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 Ciao.